Buongiorno a tutti, siamo al 30 di luglio. Oggi finalmente vado ad assaggiare una delle, diciamo, nuove varietà. Io le chiamo nuove varietà, infatti, create da seme, Maria Sessinia. Come potete vedere, ormai sono a maturazione completa, pezzatura bella grande, nonostante che la pianta sia ancora piccolina. Quindi, sicuramente prossimi anni saranno ben più grandi. Io ne ho già tagliata una per mostrarvi, eccola qua. Epoca di maturazione molto interessante perché è una via di mezzo, diciamo, tra il gloave che non è ancora pronto. Il gloave manca ancora una settimana, quindi questo è un anticipa più o meno una settimana il gloave. Guardate voi, guardate che bella. Guardate qua. Adesso vado alla prova dell'assaggio, anche se io l'ho già assaggiata ed è un sapore eccellente. È buonissima, buonissima, dolcissima. E quella che avevo assaggiato l'altra volta era ancora indietro, quindi aveva una punta di amaro. Questa no, lievemente proprio, che ci sta anche bene. Quindi vado subito a chiudere il video dicendovi, come sempre, ragazzi, createvi le vostre pesche da seme. Questo non si sa con che seme è stato fatto, però una pesca molto interessante perché era in un momento dove non ho pesche che vanno a maturazione. Dopo quella che vi ho fatto vedere Mary Evelyn, avevo, diciamo, esigenza di avere una pesca, appunto, con l'epoca di maturazione tra quella e il gloave, e come per magia è venuta su da sola. Intanto vi faccio vedere anche quelle altre. Questa è stata fatta con un seme di gloave ed è simile comunque. E poi c'è questa qua piccolina che anche lei sta crescendo, è un pasta gialla anche lei che vi ho fatto vedere l'altra volta, che devo ancora dargli il nome. Vi ringrazio come sempre. È pronto. Come potete vedere, da un seme di una pesca qualsiasi da supermercato può venire una pesca ottima, senza doverla innestare. Qui non c'è bisogno di innestarla. E il vantaggio di queste piante qual è? Che io adesso, riprendendo questo seme, ho grandi probabilità che venga uguale identica, proprio perché la pianta madre è da seme. Così si sono ottenute tutte le varie, la maggior parte delle varietà che esistono. Poi ci sono quelle che sono state incrociate volutamente. Ok? Vi ringrazio a tutti. Ecco qui la recensione Maria Sessinia. Ha preso il nome dalla mia innamorata. Una buona giornata a tutti.